Lettrici e lettori del Sicilia.it, buongiorno, buona domenica, 78esima puntata di Bar Sicilia, Maurizio, e abbiamo due ospiti, Elena Pagana e Giampiero Trizzino, entrambi deputati regionali del Movimento 5 Stelle, due al prezzo di uno si direbbe, ma entriamo subito nel vivo. Il Movimento 5 Stelle dopo l'estate ha ricominciato un'attività di opposizione trovando, dobbiamo dire, il terreno già abbastanza seminato da parte di quella che è la non maggioranza di centrodestra, e avete dato battaglia sui collegati, avevate provato a fare passare la norma sui 5.300 sui precari, che poi è stata espunta dal maxi emendamento. Insomma, sono state settimane di fuoco e non soltanto il clima siciliano è rimasto rovente, ma anche quello della politica. Trizzino. Sì, diciamo che non è difficile fare opposizione all'Assemblea Regione Siciliana, da un lato perché Musumeci, suo malgrado, non ha una maggioranza, ma questo è un problema di legge elettorale, e poi perché ci trasciniamo da 9 mesi un disegno di legge collegato alla finanziaria del 2019 che ancora non è approvato. Qualche giorno fa il presidente Musumeci ha annunciato che non c'era la possibilità di approvare tutte quelle norme che avessero una copertura che non avessero appunto le spese, perché non c'era copertura finanziaria, e quindi si è dovuto rimodulare tutto quel disegno di legge, e ancora oggi siamo, diciamo, abbiamo un'aula bloccata su questa norma che fondamentalmente interrompe tutta quella che è l'attività che poi è il cuore pulsante della legislatura siciliana, quindi la riforma dei rifiuti, quella urbanistica, eccetera. Però c'è un fatto, Elena, dimmi un po', ma mi dicono che dentro l'assemblea, tra voi 5 Stelle, anche fuori, si è detto che queste dimissioni di Giancarlo Cancelleri, che salutiamo, ciao Giancarlo, che è nostro vice ministro ai trasporti e a viabilità e tutto quanto, alcuni dicono, insomma, è stata una sciocchezza. Alberto, qualcuno ha detto, dice una minchiata, ma noi non lo diciamo ovviamente. Noi parlacciamo, ne diciamo. Perché dice, ma l'opposizione ha perso un pezzo. E probabilmente potrebbero succedere tre strade. Strada che questo posto resta vuoto, strada che vada realmente ai 5 Stelle, oppure addirittura che vada al magnifico rettore Micari, in quanto primo tra gli altri presidenti che non ce l'hanno fatta. La domanda è stata una sciocchezza queste dimissioni, oppure se è stata una scelta ragionata e adesso voi avrete la certezza di avere un nuovo amico, compagno, non so come vi chiamate voi? Parlando di Giancarlo Cancelleri, non si può parlare solo delle sue dimissioni, ma si deve parlare della grande opportunità che ha la Sicilia avendo un vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti siciliano come Giancarlo Cancelleri, che conosce la Sicilia in lungo e in largo, conosce tutte le strade provinciali della nostra terra, tra l'altro è di Caltanissetta, quindi sa la crisi della CMC, sa cosa significa vivere nelle aree interne siciliane, quindi questa intanto è una grande opportunità per tutti i siciliani, che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono più che certa che saranno rappresentati e avranno la loro voce portata lì più che dignitosamente. Giancarlo si è immediatamente dimesso con un atto di coerenza. Lui si è dimesso addirittura prima del giuramento che ha fatto a Palazzo Chigi a Roma. Ora è chiaro che c'è un seggio in meno, quindi l'assemblea postore è di 69 deputati, ma deve ritornare nel plenum, quindi si dovrà insediare un altro deputato. La partita passa alla commissione verifica poteri, dove anche il Movimento 5 Stelle è rappresentato. Naturalmente noi abbiamo tutte le carte in regola per pretendere e chiedere un deputato del Movimento 5 Stelle, lo facciamo sulla base di ragionamenti giuridici. È chiaro che un precedente come questo ancora non si è verificato, perché Giancarlo ha dichiarato di appartenere alla circoscrizione di Caltanissetta al momento della candidatura, ma è stato eletto come miglior perdente con la carica di presidente. Quindi vedremo, la partita è aperta, noi naturalmente rivendicheremo un seggio del Movimento 5 Stelle. Sempre su questo volevo chiederle, è vero, dal punto di vista oggettivo è come ha detto lei, Giancarlo Cancelleri si occuperà di trasporti, si occuperà di strade, però gli elettori lo avevano votato come presidente della regione, oltre che come parlamentare del Movimento 5 Stelle, cioè il suo ruolo naturale doveva essere quello di presidente della regione, e una volta non eletto, come è stato ricordato, di tra virgolette leader, uno dei rappresentanti dell'opposizione al governo Musumeci.
Non stride un po' il fatto che a un certo punto Cancelleri abbia abbandonato la Sicilia per andare a Roma, quindi abdicando al ruolo di primo oppositore di Musumeci? No, assolutamente, anche perché se si legge il regolamento del Movimento 5 Stelle, queste sono state le classiche polemiche da 24 ore. No, ma non parlavo dal punto di vista tecnico, formale, proprio sostanziale, dal punto di vista politico. Ma sostanziale, io dico che finalmente Giancarlo Cancelleri può incidere dal Roma e dal Ministero delle Infrastrutture, quindi potrà fare molto di più di quello che già ha fatto e abbiamo fatto insieme all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, semplice deputato dell'opposizione, ecco. Ma poi mi permetto di citare lui. Parleranno i fatti e i fatti smentiranno ogni critica e ogni dubbio e perplessità che sono state sollevate. No, ma anche perché giorni. Ricordiamolo, Giancarlo ha fatto un giro importante in tutta la Sicilia criticando abbondantemente tutta la viabilità disastrata, le ferrovie che non funzionavano, c'è una rassegna stampa incredibile. Quindi a questo punto ha una grande responsabilità, Alberto, perché ormai c'è una rassegna stampa che dice: là non funziona, là non funziona, là non funziona, e ora ci aspettiamo finalmente un siciliano che dovrebbe avere ancora più a cuore questo fatto, che tutta questa rassegna stampa ritorni in positiva. Avremo una bellissima autostrada sulla Catania-Ragusa, finalmente appaltata, Toninelli non ce l'ha fatta, speriamo ce la faccia Giancarlo. Avremo una Palermo-Agrigento, una Caltanissetta, insomma Giancarlo, ti aspettiamo nell'arco di un mese che queste strade siano fatte. Un mese? Due mesi il ponte, in un mese diciamo, insomma, noi tre mesi tutte le ferrovie. No, noi aspettiamo, nel frattempo ci andiamo in bicicletta sperando... Io sono contrario al ponte sullo stretto, lo dico. Sperando di non cadere, ma io volevo fare una domanda all'onorevole Trizzino. E il dato qual è? Musumeci. Il governo Musumeci si avvicina, mi sembra, ai 3 anni di governo. All'inizio di questa legislatura... c'è stato, secondo me, anche interessante come fatto dell'allora capogruppo, vicepresidente, mi correggo, Cancelleri, che propose, chiamiamolo un patto di governo o qualcosa del genere, a Musumeci per dire: vediamo di andare insieme in questo percorso e facciamo qualcosa di importante per la Sicilia. Ma cosa c'era in quel patto, ammesso e non concesso che fosse stata una buona idea? Questo lo decideranno poi gli elettori, sicuramente non noi. Che non ha fatto Musumeci? Quali sono quelle 2 o 3 cose? Dice: con noi Musumeci avrebbe fatto queste cose, invece questo governo di centrodestra non le ha fatte. Ma diciamo che questa cosa l'abbiamo fatta anche con Crocetta, nel senso che questo patto, questo legame con, che poi non è un vero e proprio patto, diciamo, politico, perché di solito uno si immagina il patto politico come uno scambio di poltroni, in verità non abbiamo mai chiesto assessorati. A noi ci stava bene il governo come funzionava, noi abbiamo soltanto detto: lavoriamo insieme su alcune riforme. L'abbiamo chiesto a Crocetta nel 2013, lo abbiamo chiesto a Musumeci in questa nuova legislatura. Abbiamo portato, diciamo, sul tavolo una serie di temi e poi quei temi sono stati disattesi, ma questo non lo stiamo dicendo noi, sono i fatti che lo dimostrano. Il primo tema è quello che dicevo poco fa, la riforma dei rifiuti, che fondamentalmente è l'unica riforma attualmente sul tavolo, perché se voi pensate che sono passati 2 anni di legislatura e ancora non c'è stata nemmeno l'accenno di un tentativo di una legge organica di sistema, questo vi fa capire che in realtà quello che proponevamo noi è stato completamente disatteso. Dico, ciò nonostante, la nostra opposizione non è stata soltanto di contrasto, perché se poi voi andate a vedere tra le maglie dei lavori della Commissione c'è stato un lavoro non solo dell'opposizione del Movimento 5 Stelle ma anche dell'opposizione del Partito Democratico, che è stato abbastanza collaborativo. Il testo che è uscito fuori dalla Commissione, parlo quello dei rifiuti, è una sintesi, diciamo, delle intenzioni del governo così come quelle delle opposizioni. Però sta di fatto che quel disegno di legge è uscito ormai 7 mesi fa dalla Commissione e giace nei cassetti dell'Aula, fino ad oggi è ancora lì, quindi non si è parlato di nulla fino ad... Ma una domanda, Giampiero. È vero, anche a Crocetta era stata fatta una serie di proposte, non una sola. Poi Crocetta, diciamo, da Giletti ha fatto l'abolizione, sia pure molto crocettiana, delle province, in realtà abrogando il diritto degli elettori di eleggere i presidenti e nominando 9 fedelissimi come commissari. Ma quello, diciamo, sono le degenerazioni del sistema. E Musumeci evidentemente non ha raccolto la palla che gli avevate offerto. Ma la vostra adesso è un'opposizione dura, un'opposizione tout court che non guarda più in faccia a nessuno, oppure su determinate tematiche il governo può essere chiamato a eventualmente non un accordo ma a un dialogo con voi su determinati punti? Cioè, questa proposta rimane valida sempre, oppure fino a un certo punto sì, adesso
sono cavoli vostri. Ma a mio modo di vedere, cioè, per la mia formazione, l'opposizione tout court non serve a niente, cioè, non ci ho mai creduto. Cioè, l'opposizione tout court è fine a se stessa, cioè serve soltanto a chi la fa. Cioè, se tu ti vuoi promuovere, fai l'opposizione tout court, urli, fai quello che vuoi in aula e ti promuovi, ma non serve per quello per il quale sei stato eletto. Quindi da parte mia non ci sarà mai opposizione tout court. Gli emendamenti che abbiamo proposto, ma anche nel collegato, sto dicendo, gli emendamenti che abbiamo proposto nel collegato, che tra l'altro hanno portato alla luce disegni di legge come quello della nostra collega Marano, ma anche come quello della collega Campo, che sono diventati, che diventeranno a breve delle leggi, sono il frutto di un'opposizione costruttiva, cioè dimostrano che il Movimento 5 Stelle è opposizione, ma qualcosa di buono la vuole fare. Se poi il governo lo aiuta, ancora meglio. Per cui da noi ci sono soltanto possibilità per fare qualcosa in comune. Però io una domanda te la devo fare, no? Ma l'elettore alla fine non si confonde sul fatto che prima si tende a fare un patto di governo, un contratto, insomma, che chiamiamo con Musumeci. Poi invece adesso mangiate... No, quello era di quello Maio con Salvini. No, sto parlando qua regionalmente, Alberto, perché qua la confusione è tremenda. Ti riferisci al foglio e le due penne? Al foglio e le due penne. Ah. Dopo invece adesso... Solo che una non scriveva. Sì, sì, no, poi ci sono anche le matite, ma ora adesso invece mangiate pizza e patatine con cracolici, con lupo e crisafulli. A Roma stavate mangiando una bella bufala con Salvini, adesso invece vi ritrovate con Casini. Ma no, tutto questo, l'elettore, può essere che questo, è vero che i sondaggi non vogliono dire niente, ma l'elettore sta dicendo, insomma, ma che cosa volete dire? Qual è il vostro programma? E questa grande confusione ha portato da quel 34-35 a questo sondaggio, questi sondaggi che dicono 20, lasciamo perdere i sondaggi, ma la confusione c'è, non si può passare a mio avviso da Crisafulli a Musumeci. No, allora, promettere che pizza e patatine a me non piace, a me piace la margherita, però dico a parte questa battuta, quando parli di elettore giustamente dimentichiamo che parliamo di cittadini. I cittadini che hanno votato a novembre 2017 hanno votato delle figure che all'interno dell'Assemblea regionale siciliana una parte e all'interno di Palazzo Orleano nei diversi assessorati un'altra parte dovevano risolvere i problemi. Ora è chiaro che di fronte al foglio e le due penne, di fronte alle dichiarazioni che tra l'altro sono arrivate da altra parte delle opposizioni e non sono arrivate dal Movimento 5 Stelle, è chiaro che siamo stati oggetto, direi proprio di strumentalizzazioni. Quando noi, tutte le mattine, quando ci svegliamo e andiamo in ARS, in Assemblea Regionale Siciliana, lavoriamo su disegni di legge, lavoriamo su mozioni, interrogazioni, interpellanze, atti di indirizzo politico, per i siciliani. Poi è chiaro che se una commissione è presieduta dal centrodestra, da un deputato che fa riferimento al presidente Musumeci, c'è chi può parlare di carte, penne, matite, temperamatite, come dicevi tu, però a noi interessa portare avanti un risultato. Se riusciamo a farlo con il centrodestra, ben venga. Se riusciamo a farlo con le opposizioni, cioè, per carità, abbiamo dialogato sia con a sinistra che a destra, tante volte abbiamo litigato, tante altre volte abbiamo litigato, quindi non, io tutta questa confusione non la vedo io nei nostri confronti, ecco. Io piuttosto vedo la confusione dei siciliani che dicono ma a Palermo siamo sommersi dai rifiuti e le strade sono in queste condizioni, ci sono un sacco di problemi da risolvere perché l'Assemblea regionale siciliana non lavora e lo abbiamo denunciato questo più volte nei mesi scorsi. È vero che le elezioni non sono dietro l'angolo, però tentare di cominciare a costruire un esperimento simile a quello nazionale anche in Sicilia, con appunto un dialogo aperto con il Partito Democratico, con delle forze di sinistra che comunque esistono, c'è Claudio Fava, rappresentante all'ARS di una sinistra che è a sinistra del PD, per costruire eventualmente un'alternativa anche al post governo Musumeci è una strada fattibile. Parliamo del modello Umbria? Boh, chi lo sa, modello civico direbbe il Movimento 5 Stelle Nazionale in generale, che poi è declinato in Umbria in questo momento. Diciamo che secondo me 3 anni in politica sono un'era geologica, può succedere di tutto. Noi in 3 anni praticamente abbiamo stravolto molti, diciamo, brocardi che stavano alla base del movimento, tipo non ci alliamo con nessuno, abbiamo fatto dei contratti prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
Se me l'avesse detto 6 anni fa non ci avrei creduto, però è chiaro che poi le cose cambiano e quindi ti adegui o comunque sei costretto dagli eventi o comunque dalla situazione di fatto. Cioè, abbiamo una legge elettorale che con un sistema proporzionale non favorisce la possibilità di far governare un partito di minoranza e quindi sei costretto a fare questo tipo di cose. In Sicilia fondamentalmente per certi versi è anche così. Non è detto che qualcosa possa cambiare, si possa ripetere un modello Umbria, non sono io a doverlo dire, non sono io a poter esprimere questa cosa per il gruppo. Se poi ci sarà una votazione simile a quella dell'Umbria con la lista civica, vedremo quello che si farà. Diversamente continueremo per la nostra strada. Devo dirvi, l'attività di Elena Pagana sui social sta dando dei risultati importanti, perché vedo insomma che la gente dà una risposta. Io ho visto delle belle iniziative anche con i ragazzi nelle scuole, dove tu hai spiegato anche lo statuto, hai dato tutta una serie di informazioni, però non tutti stanno facendo questa attività. Che tipo di riscontro, diciamo anche per i ragazzi e i meno giovani, insomma, che fanno un uso di Facebook e dei social certe volte sbagliato, politicamente, che tipo di riscontro, tu che sei un politico molto, molto social, sta dando questa tua attività? Beh, qui tocchi un tasto particolare, perché uno dei motivi, ecco, che mi ha spinto a guardare favorevolmente il Movimento 5 Stelle è stato questo nuovo approccio alla politica. Quindi io ero materialmente messa nelle condizioni di poter entrare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana e vedere cosa succedeva, e tutto quello che avevo studiato nei libri di diritto costituzionale, vederlo materialmente nella realtà. E qua va dato atto ai miei colleghi nel 2012, che sono stati pionieri dei portavoce del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni, che hanno fatto un lavoro bellissimo. Da appassionata al diritto e alle istituzioni, cioè, ho voluto trasmettere questa cosa fuori, e quest'anno abbiamo inventato addirittura un progetto parlando con dei ragazzi che lavorano in assemblea e con un maestro di scuola. Abbiamo iniziato a coinvolgere i bambini andando nelle scuole, spiegando ai bambini cos'è un legislatore e chiedendo ai bambini di quale legge ha bisogno questa Sicilia. I bambini ci hanno insegnato tantissimo, e noi allora abbiamo insegnato come si fanno le leggi, le abbiamo fatte scrivere. Allora, hanno scritto disegni di legge su tutto. La cosa veramente, più curiosa qual è stata? Veramente belle. La cosa, cioè, di cose curiose ce ne sono state veramente tante, però una bambina che alla fine dell'esperienza diceva, ma io credevo che la politica fosse una cosa per grandi, fosse una cosa lontana, dire ma io da grande il sindaco lo vorrei fare. O ancora un'altra bambina che dice voi politici avete una grandissima responsabilità, e quindi quando tornano a casa iniziano a pizzicare i genitori e a far passare in qualche modo il disinteresse nei confronti della politica e quindi delle istituzioni. Questo progetto è andato benissimo, tra l'altro ne approfitto, il giorno 11 faremo una manifestazione di chiusura alla quale vi inviteremo, e saranno presenti le scuole. Salutiamo la piccola Greta a questo proposito. Onorevole Pagana, a proposito di pionieri del Movimento 5 Stelle, i coloro i quali erano già nel 2012 a raccogliere la sfida, Gian Piero Trizzino è alla seconda legislatura ed è uno di quei pionieri del Movimento 5 Stelle a Palermo, anche se non primissimo, ma comunque uno dei primi ad aver aderito al Movimento 5 Stelle. Ora, in questi anni il Movimento 5 Stelle sicuramente ha subito delle trasformazioni, sia a livello locale, a Palermo abbiamo scritte e le abbiamo lette sui giornali e sui social, sia a livello nazionale. Ecco, una domanda, perché sembra scontato, però magari i nostri lettori non sanno nulla del Movimento 5 Stelle. Come è cambiato il Movimento 5 Stelle da quando Gian Piero Trizzino aderì, pioniere allora di una... Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe avvenuto in questi anni, ad oggi. Come è oggi il Movimento 5 Stelle rispetto a ciò che era anni fa? Ma guarda, il Movimento 5 Stelle, almeno quando ci sono entrato io nel 2010, aveva più una forma di un'associazione, allo stesso modo di un'associazione ambientalista. Io tra l'altro ci sono entrato sempre come appassionato dell'ambiente e ci sono rimasto fino ad oggi, perché è l'unica cosa che so fare. E poi si è strutturato, ora ha le sembianze di un gruppo politico consolidato, con un'organizzazione, abbiamo fatto delle strutture come i ProBiviri, il gruppo dirigente, governiamo, quindi è chiaro che, diciamo, il profilo dell'associazione ha avuto il suo tempo, si è concluso e ora ha una struttura solida.
probabilmente noi paghiamo il prezzo di essere cresciuti troppo velocemente e quindi abbiamo tutta una serie di bug che dobbiamo correggere, ma che comunque sono, diciamo, collegati a questa velocità, a questa evoluzione eccessiva che abbiamo avuto dal 2010 ad oggi. Cioè in 9 anni siamo diventati il gruppo politico di maggioranza di questo paese e 9 anni fa eravamo un gruppo di ragazzi che avevano voglia di cambiare questo paese. All'interno di questi ragazzi, cara Elena, ci sono pure quelli che sono un pochettino più turbolenti. Vedi Giarrusso, vedi Paragone a livello nazionale, ma cosa succede? Definire questo... Giarrusso un ragazzo è un grande complimento, Maurizio. Forse Dino o Mario? Mario Giarrusso. Mario. Ma questa gente qui alla Paragone, che è un pochettino ribelle, cosa fate? Gli mettete la X come gli untori dietro la stanza della Camera? C'è tolleranza verso queste diversità di opinione? Oppure... o Di Maio o morte, come disse qualcuno qualche tempo fa. È chiaro che il Movimento 5 Stelle, avendo tanti iscritti e per fortuna anche tanti portavoce ed eletti alla Camera, al Senato, in tutti i livelli, è chiaro che non la possiamo pensare tutti allo stesso modo. Se pensiamo che fino a qualche anno fa la critica che ci veniva mossa era la pensate tutti allo stesso modo, dite tutti la stessa cosa, quindi delle due l'una. È chiaro che ognuno di noi ha il nostro modo di intendere la politica, il nostro modo di vedere la politica e la nostra missione politica più o meno personale. C'è chi preferisce criticare facendolo sui giornali, chi invece preferisce criticare chiudendosi in una stanza con i diretti interessati, come facciamo anche noi 20 all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Poi è certo, in 20 è più facile, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati sono molto di più e quindi le dinamiche sono diverse, nemmeno le conosciamo, quindi direi che mi dispiace, ecco, leggere sui giornali di malumori, perché io so che queste sono cose normalissime, dinamiche che avvengono in ogni comunità, da una famiglia fino, figuriamoci, in un gruppo politico che governa una nazione, quindi sei sotto pressione, ci sono tanti problemi, ci sono tanti input, tanti modi di vedere la stessa cosa. Mi dispiace leggere sui giornali semplicemente perché so che si tratta di dinamiche normalissime, che molte volte quello che sembra una cosa enorme poi di fatto è una sciocchezza. Ma sai, anche i lettori, se io vedo i profili di tutti questi deputati pro e contro, cioè i lettori, io vedo le persone, insomma, dai commenti, non è che hanno molto gradito questo apparentamento col PD dopo quello, insomma, che vi siete detto. Quindi non è soltanto un dispiacere per la diversità di idee che arricchisce sempre, sono gli elettori che poi alla fine sembra che credevano molto in un 5 Stelle con le grandi critiche al PD e ora ve li ritrovate in casa alleati. Forse questo li ha un po' anche fatto pensare a Paragone e Company. Maurizio, io ti dico una cosa, io ho fatto una campagna elettorale per le elezioni, prima per le regionali nel 2017 e poi per le elezioni politiche del 2018, ma anche per le elezioni europee, in cui abbiamo parlato di contenuti. Cioè nel 2017 andavamo nelle piazze a illustrare il nostro programma da Movimento 5 Stelle Sicilia, se fossimo stati al governo della Sicilia ora lo stiamo portando avanti da opposizione. Nel 2018 andavamo a illustrare i 20 punti per la dignità del cittadino e per il miglioramento delle condizioni di vita del cittadino che oggi da governo stiamo realizzando, quindi a parte il fatto che alle persone secondo me interessa alla fine che gli si risolvano i problemi e torniamo sempre là, però io a questa cosa del Movimento 5 Stelle che è stato votato soltanto perché era contro il PD, per carità, una gran parte di persone avranno votato per questo motivo e forse non lo so se poi non ci voteranno più o ci guarderanno con un occhio diverso, però io credo tantissimo in quelle persone che ci hanno scelto consapevolmente per quello che ci dicevamo che eravamo in grado di fare e per quello che stiamo dimostrando di essere in grado di fare. E però qualcuno potrebbe dire Francia o Spagna purché se magna, cioè a livello nazionale alle scorse elezioni politiche avete chiesto i voti come Movimento 5 Stelle per mandare a casa Renzi e ora siete al governo con Matteo Renzi, come funziona? Il problema è questo, noi dobbiamo portare a casa dei contenuti, come diceva Elena. L'intenzione originale era farlo da soli, la legge elettorale è quella che è, il sistema non ci permette di poter governare da soli, l'unica possibilità era quella di andare in accordo con qualcuno, lo chiami contratto, lo chiami accordo, ma di fatto il programma è quello del Movimento 5 Stelle, tant'è che nel momento in cui viene meno qualcosa cade quel contratto e quindi quel tipo di accordo lì.
alla gente poi il discorso se vai col PD o che vai con la Lega o vai con qualsiasi altro gruppo parlamentare interessa poco. Alla gente interessa, come dicevamo prima, che le strade siano sistemate, che i rifiuti vengano raccolti, tutte le cose normali che in un paese civile la TAV, l'ILVA, tutte le cose normali in un paese civile. Cioè, a me fa un pochettino impressione vedere in prima fila in una manifestazione grillina Maria Elena Boschi col cartello onestà onestà. Impressione mi fa. Maria Elena Boschi può avere il cartello Banca Etruria. Non è in maggioranza con voi. Sì, vabbè, ma che c'entra? Quello è un discorso diverso. Allora, continuerà a essere sempre contro il Movimento 5 Stelle, quello che ha partito preso. No, è proprio un dato di fatto. Alberto, a te non fa un po' impressione questa cosa? No, vabbè, in politica tutto può succedere, questo è vero. E chi, i nemici di ieri diventano alleati del domani o di oggi. Queste sono, la politica è figlia di queste cose. Noi siciliani dovremmo essere abituati a questo tipo di poi cose. Poi in Sicilia ci sono stati esperimenti in passato, diciamo. L'UDC è 20 anni che è al governo, nonostante prima eravamo di sinistra, poi eravamo di destra, poi eravamo di centro. Ci sono stati casi di persone che erano col governo Crocetta e che all'indomani della vittoria di Musumeci erano col governo Musumeci. Dunque, insomma. Già, ma dai 5 Stelle non ci aspettavamo una rivoluzione culturale e una rivoluzione dei posizionamenti. Basta la vecchia politica, adesso abbiamo questo. A me comunque. Dai, dico, a livello regionale noi eravamo contro Crocetta e contro Musumeci siamo. Cioè, non mi pare che qualcuno di noi sia passato con Musumeci. No, a livello regionale ancora. Tranne Venturino, ma Venturino dall'inizio. Avete ancora 2 anni di tempo per pensarci. Dico però, tre anni per pensarci, quindi ancora lì ci sarà tra poco probabilmente il gruppo di Italia Viva. E alla regione. Questa è una notizia. Non lo so. Secondo me è una, Sicilia improbabile, Viva. Però. No. E con chi vi alleate? Con Nord. Ah, quindi senza Renzi mi sembra adesso ci sia un'esigenza. Ma il punto qual è? Allearsi per ottenere cosa? Perché dopo che tu ti allei alla regione, cosa fai? Che non hai nemmeno un governo. Il punto è allearsi con chiunque. No, aspetta. Ma il punto è questo, perché al di là della cronaca politica, che può essere interessante, o da caffè, o da bar, poi se noi dovessimo allearci col PD, in una situazione del genere, cosa dovremmo fare? Dire sente quello che facciamo adesso? Perché se noi vogliamo affossare la legge sui rifiuti, lo facciamo anche senza accordi col PD, basta che chiediamo il voto segreto e la legge viene affossata, non c'è bisogno di fare un accordo con qualcuno. Quindi, alla fine, diciamo, dei conti, a cosa serve tutto questo discorso? Le opposizioni hanno la forza di poter portare avanti una riforma oppure no, senza bisogno di fare un contratto, di un accordo. Una domanda la faccio sempre a Giampiero Trizzino, che è palermitano, come molti di noi. Elena no, perché no. Viene da Enna. Provincia di Enna. Da dove? Troina, provincia di Enna. Ah, Troina, bellissimo paese. Voi avete fatto una campagna elettorale contro le Luca Orlando, avete perso le amministrative, avevate candidato Ugo Forello, che poi per ragioni altre è andato via dal Movimento 5 Stelle. Oggi forse, visto le ragioni, potrebbe essere riabilitato, dico, visto che era troppo spostato a sinistra. E un mese dopo che è stato espulso, praticamente il Movimento 5 Stelle ci ha fatto l'accordo col PD. Però a livello palermitano, voi siete all'opposizione di Luca Orlando, di questo sindaco. Ecco, è un'opposizione ancora, è vero, lei è deputato regionale, però vivendo a Palermo, è un'opposizione convinta ancora nei confronti di Luca Orlando, oppure, chi lo sa, magari anche in città ci possono essere esperimenti attuali, attualissimi, visto che per esempio nei giorni scorsi in commissione è riuscita l'opposizione a mettere sotto la maggioranza di centrosinistra e non approvare per esempio il rendiconto del comune. Ecco, se il centrosinistra a Palermo, o meglio, se Orlando e la sua giunta a Palermo chiedessero oggi un aiuto al Movimento 5 Stelle? Ma io da palermitano non vedo alcuna possibilità, poi da quello che mi raccontano i miei consiglieri comunali, ormai sono solo 3, non credo che ci sia nessuna possibilità di poter ragionare con Orlando. Li ricordiamo, con Cettamella, Viviana, Antonio Randazzo. Io non vedo alcuna possibilità, anche perché francamente io ricordo Orlando da quando avevo 6 anni, e non mi sembra che Palermo sia migliorata molto da quando avevo 6 anni, ne ho 40, quindi dico. Per cui sarebbe anche ora di cambiare. Ci sono alcuni sacchetti di immondizia da allora. Che c'erano quando avevo 6 anni. Sì. Hanno messo il cartello storico in alcuni sacchetti di immondizia, veramente. L'UNESCO li ha tutti. Sì. È pazza, io sono andato a recuperare all'Istituto Gramsci una volta il quotidiano di quando sono nato io e si parlava del ponte dello Stretto di Messina, della munizia di Palermo, cioè i stessi indici problemi di 40 anni fa oggi. Quindi francamente io non riuscirei a governare con una giunta di questo tipo, assolutamente no. Però l'importante è che le cose si facciano, cioè se Orlando domani fa le cose voi siete pro Orlando. Io sono pro Palermo, cioè obiettivo, se mi raccolgo la munizia sotto casa sono felice, per Orlando e per me. Beh, dubito allora che se questa è la condizione
penso insomma che sia più facile che l'andiamo a raccogliere noi. Esatto. Elena, facciamo un bellissimo appello alla pace tra musumeci e Biccichè, in modo tale che finalmente questa regione si sblocchi. Voi che siete per la pace e per portare avanti le cose con chiunque, basta che si facciano. Facciamo un appello. Lo devo fare io l'appello. Voi siete parte terza. Ma siamo per la pace del mondo o per la pace soltanto a Palermo? Ma sai, se Biccichè e musumeci trovano la quadra, quantomeno qualche cosa ce la prendiamo. Ma non la troveranno mai, è più facile trovare uno col PD la quadra. Maurizio, no, questa è una bella notizia. Notizia. Quindi Forza Italia diventerà bellissima e 5 Stelle. No, noi siamo per i fatti nostri. Io non vedo possibilità di dialogo tra questi e la maggioranza. Ah, non c'è. No, non ce n'è più. Allora devo telefonare all'onorevole Lupo, glielo devo dire. Che ti ho detto l'altro giorno, musumeci? Mi aveva detto di parlare con lei, perché pare era lei vicino, diventerà bellissima. Tra l'altro io sono sempre stato con i fascisti. Proprio la mia storia politica è questa. Quindi l'appello, stavamo dicendo, l'appello quelle sono disturbatori, non sì, dare troppo peso. Niente, li lasciamo da noi persone serie. Io personalmente non voglio fare nessun appello né al presidente Musumeci né al presidente Biccichè. Io vorrei fare un appello a tutti gli altri 68 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Uno è qua, facciamo 67, ma conosco il mio gruppo, il gruppo del Movimento 5 Stelle, e so che è condiviso da tutti. Un appello al buonsenso, perché questa terra ha bisogno di un'assemblea regionale siciliana che legiferi su cose serie. È inutile che andiamo a discutere i disegni di legge sulle aiuole, come è successo mesi fa, prima che arrivasse un collegato ad una finanziaria che poi è stato scollegato, diviso in altri collegati, ricollegato, non si capisce come. E ancora siamo a fine settembre e abbiamo quel disegno di legge con tanti altri disegni di legge in cantiere da portare avanti, di cose serie come la riforma dei rifiuti e di cose direi meno serie, ma comunque importanti segnali per i siciliani. Quindi un appello io lo faccio, ma veramente al buonsenso, ecco. Poi Musumeci e Biccichè facciano quello che vogliono. Bene, io ringrazio Gian Piero Trizzino e Elena Pagana. Noi ringraziamo soprattutto voi lettrici e lettori che ci scrivete sempre la nostra email barsicilia@delsicilia.it. Ricordo anche, loro non lo sanno, lo ricordo ai nostri lettori e alle nostre lettrici, noi a fine agosto avevamo invitato il capogruppo 5 Stelle Francesco Cappello, che ha deciso che insomma non voleva venire a Barsicilia, quindi insomma quando Francesco Cappello sarà meno impegnato il telefono è sempre acceso, direbbe qualcuno. Ma diciamo pure un'altra cosa, i numeri di Musumeci. La puntata di Musumeci è stata una puntata record. Molte delle domande che abbiamo fatto a voi stamattina, ma che abbiamo fatto al presidente Musumeci la scorsa settimana, che abbiamo fatto sempre ai nostri ospiti, sono domande che ci fate voi lettrici e voi lettori, quindi a noi non può che fare piacere questo aumento di interesse e di visualizzazioni, perché si parla in questi termini, i nostri amici social media lo sanno, che il Sicilia.it fa con Bar Sicilia e un po' con tutti i nostri articoli. Quindi grazie a tutti, e tra l'altro possiamo dirlo, questo mese di settembre abbiamo fatto il record da quando esiste il giornale, da quando esiste il Sicilia.it, quindi un'ulteriore soddisfazione. Grazie ancora ai nostri ospiti e buon lavoro. Grazie. Grazie.